Amici di Barlettiamo.net, un caloroso benvenuto da Giorgio Marino. Siamo oggi dinanzi alla Chiesa dei Greci, un edificio storico della città di Barletta, che purtroppo versa in non bellissime, in non buonissime condizioni. Ma andiamo con l'aiuto del nostro cameraman a visionare lo stato in cui versa soprattutto la porta dell'edificio della Chiesa dei Greci, che è piena di graffiti. Andiamo a vedere. Guardate, seguitemi. Questa è la scalinata, già possiamo vedere su una parte della scalinata i diversi graffiti. Eccoli. Ma io direi di concentrare la nostra attenzione sull'ingresso, soprattutto, di questa chiesa che è uno dei monumenti artistici, è uno dei monumenti artistici della nostra città. Andiamo a vedere. Guardate, io qui lascerei la parola alle immagini perché è davvero uno spettacolo osceno, quello che si presenta dinanzi ai nostri occhi e quello che si presenta dinanzi agli occhi della telecamera, amici di Barlettiamo. Dunque, amici di Barlettiamo, urgono lavori di ristrutturazione per questo bellissimo edificio, un edificio, come detto, come già detto, storico della nostra città. Questa vuole essere più che altro una denuncia da parte di Barlettiamo. E quindi, ma non è solo questo il problema che affligge la città di Barletta adesso. Amici di Barlettiamo.net, ci recheremo presso altri edifici, quali la chiesa di Sant'Andrea, oppure vedremo lo stato in cui versa anche la litoranea di Levante, per appunto rendere esplicito ai nostri concittadini quelle che sono le carenze e soprattutto i problemi in cui versa la città di Barletta. Ma proseguiamo il nostro viaggio. Mentre proseguiamo il nostro cammino, vediamo un passante alle prese con questa strada. Vediamo. Oh, stava per inciampare, davvero incredibile. Guardate, è una strada che prima era stata fatta con sanpietrini. Guardate, poi ci sono stati lavori di ristrutturazione, quindi è stata asfaltata e purtroppo si sono create delle voragini, delle buche all'interno della strada e non è molto agevole percorrerla. Guardate, avete visto proprio l'esempio di un passante che stava per inciampare su questa buca davvero profonda. Urgono lavori di ristrutturazione, ma proseguiamo il nostro viaggio per le strade di Barletta. Guardate, questa è la buca. Proseguiamo il nostro viaggio, amici di Barlettiamo, presso ci rechiamo presso la chiesa di Sant'Andrea, ma guardate ancora una volta la strada. Guardate ancora questa strada rotta, una strada da asfaltare. Vediamo le condizioni in cui versa questa strada, guardate, incredibile. E questo è un classico esempio di come le radici degli alberi, qualora non siano curate, provochino queste. Guardate un po'. Nel momento in cui viene tralasciato. Ecco qua, questo è il risultato. Guardate, risulta facilissimo incorrere nel pericolo di inciampare. Che ogni qualvolta ci sia una grossa affluenza, ricordate l'ultimo caso esemplare, quello della Notte Bianca, questi pilastri fungono da impedimento per il defluire da parte della gente. Forse andrebbero eliminate, ma guardate, guardate qui, amici, prego il cameraman di seguirmi.
davvero uno spettacolo osceno quello che si presenta. E allora, proseguendo, vediamo la chiesa di Sant'Andrea risalente al XIII secolo, 1200. Guardate, forse i graffiti non risalgono alla stessa epoca di costruzione della chiesa. Comunque sono stati avviati dei lavori di ristrutturazione. Lo si deduce dai cartelli, no? E quindi il comune si è mosso bene in questo caso. Il nostro viaggio termina con la litoranea di Levante, perché vediamo lo stato di degrado nel quale versa la nostra litoranea. Avviciniamoci al mare. Guardate, innanzitutto questa è la sporcizia. Guardate, questa è nulla, perché dall'altra parte, guardate, una piattaforma galleggiante piena di rifiuti, ma questo è niente, perché dall'altra parte abbiamo davvero una discarica naturale. Allora, qui troviamo delle anatre, ma guardate ciò che si trova accanto, a fianco a queste anatre. Vediamo un po'. Lasciamo la parola alle immagini, che possono dirci più di qualunque altra cosa. Incredibile, davvero. Andiamo a vedere più da vicino. Oltre al cattivo odore emanato dalle acque, guardate, l'odore ovviamente non può essere trasmesso per via video, comunque può essere trasmesso, possono essere trasmesse le immagini del degrado. Guardate, immagini che sono davvero raccapriccianti. Invitiamo il comune a compiere dei lavori di bonifica per questa area, davvero in uno stato di profondo degrado. E invitiamo anche i cittadini a non sporcare più di tanto. E allora, amici di Barlettiamo, per oggi è tutto. La linea può tornare allo studio in seguito. Vi presento già le prossime puntate. In seguito visiteremo altri luoghi centrali della città di Barletta che non versano in condizioni favorevoli. La linea può tornare allo studio. Grazie da Giorgio Marino.